In Corea tu puoi vivere gratis. La mentalità del coreano medio è uguale alla mentalità del tamarro medio italiano. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ma quanto era che non facevo un video culturoso sulla Corea, sulle differenze di cultura tra l'Italia e la Corea? Un caserrimo di tempo, finalmente eccoci qui con un nuovo episodio e oggi in particolare andremo a raccontare quali sono le cose che qui in Corea sono proprio normalosissime, proprio una roba giornaliera, una roba giornaliera, e invece se le stesse cose le facessimo in Italia sarebbero che è sta roba? Strana, una roba proprio strana. È da una settimana, ragazzi, che ogni volta che mi viene in mente qualcosa, corro praticamente al telefono e la salvo nei, come si chiamano, nei memo vocali, ma tipo anche di notte. Per esempio, mi alzavo per fare la pipì alle 4 del mattino, mi veniva in mente una roba e la registravo, tipo. Il biglietto riciclabile. Sembra che siano le ultime parole che dico prima di morire. Comunque, insomma, per dirvi con quanta seriositudine ho preso questo video e ci sono tante cose da dirvi, quindi incominciamo. E la primissima cosa che mi viene da dirvi è che, insomma, mi è stata chiesta anche tantissimo su Instagram, perché sapete che io faccio 300.000 storie al giorno, è la Misemonji. La Misemonji è una parola coreana, chiaramente, e è la yellow dust in inglese, e in italiano, sto cercando di prendere tempo per pensare alla parola in italiano, dovrebbero essere le polveri sottili. Se mi sbaglio, scrivetemi qua sotto, correggetemi. Comunque sono quelle polveri che sono proprio intrise nell'aria e che praticamente sono tossiche, te fanno ammazzare. In particolare, in questi giorni, l'aria in Corea è una roba. Veramente, cioè praticamente è polvere, non è aria. Tu esci di casa e gli occhi ti si mettono a lacrimare, ti senti proprio il fango nella gola. Non so come spiegarvi, è una cosa orrenda. E queste sono polveri sottili che vengono dalla Cina fondamentalmente e che poi il vento porta qui. Grazie Cina, grazie Gio. Praticamente è colpa del mio fidanzato. Non è vero. Fanculo. Non riesco a rendere con le parole l'idea di quanto sia fastidiosa questa roba. Fatto sta che qui è una cosa così normale che ogni tot di mesi ci sia questa inondazione di polveri che semplicemente qua si mettono la mascherina. Vedrete tutti proprio dal primo all'ultimo coreano con la mascherina in faccia, anche perché sennò non si può respirare, e se ne fanno una ragione e nessuno si lamenta, insomma, vabbè, sanno che è così. Per me che sono italiano e non sono abituato neanche dopo 7 anni in Corea a vedere il cielo in quelle condizioni, mi sembra veramente l'apocalisse. Appena so che sta per arrivare sta polvere, io mi barrico in casa, mi chiudo tutte le finestre e non esco, ma neanche proprio sotto minaccia. Sto chiuso in casa fin quando non migliora un pochino la situazione, perché ho provato a uscire e non so, mi sento morire, raga. Quindi, prima di venire in Corea, informatevi sulla condizione dell'aria e delle polveri sottili, perché è una cosa veramente seria. Se venite e per sfiga, cioè, insomma, l'aria così brutta, assolutamente mascherine, ma non mascherine sfigatelle, quelle con i pupazzetti sopra. Prendetevi quelle serie. Al giorno d'oggi praticamente ci sono queste mascherine che sembrano quelle dei ninja della foglia, che hanno i filtri tutti sofisticati così, e che dovrebbero proteggervi di più rispetto appunto alle mascherine normali. Quindi mi raccomando, Misemonji, Yellow Dust, polveri sottili, chiamateli come volete, state attenti prima di venire in Corea. Un'altra cosa di cui ho già parlato in realtà nelle cose legali in Italia ma illegali in Corea è appunto la cosa che i siti sproposi sono illegali in Corea. La cosa che è cambiata in questi giorni è che la legge è aumentata. Se prima, insomma, la maggioranza dei siti boom, parapum, papu, papu, era insomma bloccata, però alcuni, diciamo, che comunque
ci si riusciva a entrare. Queste sono comunque sempre voci che io sento, perché sapete che io sono una suora praticamente di clausura. Adesso è uscita questa legge che attribuisce a tutti i siti sessuosi le colpe delle violenze sulle donne. Ora mi volete dire il senso di questa legge? Cioè, per me è una roba così assurda che mi sembra veramente... pazzia pura. Ma se parli con le mie amiche coreane, sono tutte d'accordo. Sono convinte che le violenze sulle donne siano causate dai siti pornosululu. Ma io dico, ragazzi, se fosse davvero così, l'Italia sarebbe un violentatore sessuoso unico. Non lo so, io sono ancora sconvolto da questa legge. È tutto completamente bloccato e questo ha causato la crisi mistica del coreano, soprattutto maschio medio, e soprattutto di voi italiani in Corea, che mi avete incominciato a scrivere appena avete visto che non funzionava più niente. Sono stato sommerso su Instagram da DM che mi hanno chiesto: Marco, ma come si fa ad accedere a questi siti? Per forza bisogna usare una cosa che si chiama VPN. E voi dite: ma che cos'è il VPN? E ve lo spiego io, che sono il vostro maestro di vita oggi. Il VPN è una... non so che cos'è. È una roba che si mette tra il vostro computer e la vostra connessione internet e praticamente riesce a criptare i dati e a ingannare il sito in cui andate. Per me, che lavoro con il web, il VPN è una cosa che uso già, insomma, da anni, perché è praticamente l'unica soluzione che permette di prevenire l'hackeraggio, tipo per esempio del mio canale YouTube o del mio Instagram, e insomma tutti gli attacchi esterni. Perché una cosa che dico che secondo me dovrebbero avere tutti adesso è perché la sicurezza online adesso non ci sta più, ragazzi. Io sono una di quelle persone che si mette lo scotch nella webcam frontale del computer, e se non avessi il VPN costantemente acceso mi verrebbe l'ansia. Parlando di cose un pochino più futili, il VPN è utile perché si può cambiare il paese della connessione. Per esempio, io, se voglio guardare il collegio, giustamente clicco su Italia e il sito della RAI pensa che io sono in Italia in quel momento e posso vedere, insomma, tutti gli episodi del collegio. Se invece, per esempio, voi volete vedere un programma coreano, che so che, insomma, sono tutti bloccati in Italia, soprattutto le clip, quelle lunghe, con gli episodi interi, siete in Italia, prendete il vostro VPN, cliccate su Corea del Sud e potete far finta di navigare dalla Corea del Sud. Siccome non sono molto esperto di Netflix e non conosco tante serie TV, ho chiesto alla mia amica Bora, che è sbrembatissima con le serie TV, se potesse testare il mio VPN con Netflix e filmare la sua reazione. Proviamo a vedere, mi connetto da Las Vegas. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Oh, ciao, c'è The Vampire Diaries, ragazzi. Non avete idea di quanto tempo è che voglio farmi un c***o watch The Vampire Diaries, oh mio Dio! Scusate. E comunque sì, siamo nella libreria americana, perché queste cose, alcune cose, Grey's Anatomy, in Italia non c'è, ragazzi. E adesso vediamo quella coreana cosa ci offre, perché c'è anche quella coreana, sicuramente. Un sacco di cose coreanine, ma una marea, raga. Tutti i drama della vita, cioè, ciao, altro che Vicky. Vicky, ti saluto. Ciao, 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 ciao. Io vi consiglio assolutamente un VPN che si chiama Surfshark, che è un VPN a pagamento, però costa veramente pochissimo e soprattutto si può dividere con tantissime persone, perché puoi connetterlo a device illimitati, quindi insomma basta che abbiate un po' di amici e praticamente il costo diventa nullo. Ma quanto mi piace fare i voiceover a caso! Volevo solo dirvi che avevo contattato Surfshark per dirgli che li avrei nominati nel mio video e ovviamente mi hanno risposto solamente ora mentre sto editando, e questo video è diventato una collaborazione. Ma come sono professionale! Con le mie doti da businessman sono riuscito anche a farvi dare uno sconto del cacchio di 83%, 83%, se usate il codice Seoul Mafia, scritto con la cioè Seoul Mafia, però, cioè con la pronuncia italiana, vabbè. Viene tipo 1,70€ al mese, che potete tra l'altro dividere con amici e parenti, quindi praticamente vo' regalano. Ci tengo a dire che io non ci guadagno niente da questo codice sconto, ma se siete interessati vi lascio tutto nella descrizione. E continuiamo con il video. Un'altra cosa assurdissima che c'è in Corea e che non c'è assolutamente in Italia è che tutte le persone si chiamano uguale. La maggior parte dei cognomi qua in Corea sono Kim, e voi dite: ma che, sono tutti imparentati? Cioè, proprio il padre si è dato da fare in giro, insomma, a diffondere il suo... No,
Questo accade perché la maggior parte dei cognomi in Corea derivano dalle famiglie reali, dalle famiglie importanti della storia, storicamente, insomma, insomma, le famiglie importanti del passato. Non chiamate le persone in base al cognome, perché se per strada qui in Corea urlate signor Kim, praticamente metà della popolazione si gira. Un'altra cosa che ho notato in questo periodo, e non so perché io l'abbia notata adesso dopo 7 anni, ma comunque è così perché ora ci faccio caso, sono le macchine. Cioè, le macchine in Corea sono tutte tamarre. L'autoveicolo qui non è visto come un mezzo per spostarsi, è visto come un mezzo per far vedere quanti soldi si hanno. Fateci caso, se venite in Corea è difficilissimo vedere una macchina sfigatella, sono tutti Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini, e non si sa perché, anzi si sa perché, è perché sono sboroni. Cioè, io ho amiche che hanno il Mercedes e poi vivono in un monolocale, capito? Tipo una cameretta in affitto. Piuttosto se fanno il prestito in banca per 3-4 anni, ma la macchina deve essere bella perché è uno status symbol, perché la gente qua giudica. Quindi questo conferma la teoria che io dico, che la mentalità del coreano medio è uguale alla mentalità del tamarro medio italiano. Un'altra cosa normalissima in Corea, ma stranissima per noi, sono le uscite con i colleghi. In Corea la maggior parte delle aziende hanno un giorno al mese in cui non si lavora al pomeriggio ma si esce con i colleghi, si va al bowling, spessissimo c'è insomma il pomeriggio al cinema, quindi si va con i colleghi al cinema, si sceglie un film da vedere tutti insieme e poi se va, e questa roba servirebbe in teoria secondo loro, ma anche in pratica effettivamente pensandoci, a vedere il collega non solo come un collega ma come un amico, in modo insomma da lavorarci meglio insieme. Un'altra cosa di cui voglio parlarvi, che qua è normalissima ma in Italia è proprio, cioè non è proprio capibile questa cosa, tant'è che i miei genitori ancora non l'hanno capita e non ci credono, è che in Corea tu puoi vivere gratis, nel senso, mi spiego meglio, c'è un metodo di pagamento che si chiama chonse e praticamente consiste nel dare un deposito altissimo, tipo 200.000 euro, e non pagare l'affitto. Questo tecnicamente è vivere gratis, perché poi quando tu te ne vai dalla casa tutti i 200.000 euro ti vengono ridati e tu non paghi l'affitto. Ed è una roba che non riesco a far capire i miei genitori, cioè loro non ci credono che questa roba esiste, cioè credono che la gente poi scappi con i tuoi soldi, capito? Se voi siete ricchi e ci avete 200.000 euro, secondo me fare chonse è una ficata estrema, perché per gli anni in cui siete qua in Corea non pagate l'affitto fondamentalmente. La maggior parte dei coreani paga così, paga a chonse, non paga l'affitto, e questo può accadere perché gli interessi delle banche qua in Corea sono ancora molto molto alti, quindi semplicemente questi 200.000 euro che tu gli dai, loro li reinvestono oppure li mettono in banca e con gli interessi si pagano l'affitto. Un'altra cosa stranerrima è che qui in Corea c'è un business musicale interno così elevato, cioè ci sono così tanti cantanti coreani che non conoscono quelli americani, o meglio, li conoscono parzialmente. È difficile trovare una persona che ascolti musica straniera principalmente. Per dirvi, non voglio fare i nomi perché è una persona che voi conoscete, ma una mia amica non sapeva neanche chi fossero i Queen. Cioè, i Queen, che per noi, cioè chi è che non conosce i Queen? E probabilmente questo è anche il motivo per cui in 7 dannati anni che sono in Corea Beyoncé non è mai venuta neanche una cacchio di volta. E questo è tutto per questo video, spero che abbiate imparato qualcosa di più sulla Corea. Se ho detto qualcosa che ho già detto in altri video, chiedo scusa, ormai con centinaia di video sulla Corea non so mai cosa ho detto e cosa no. E noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara, ciao!